Senatore, riunioni a ripetizione nella sede di Forza Italia a Roma, lei che gira sempre da quelle parti, per quello che riguarda le candidature qui in Abruzzo, ha captato qualcosa? Ma le candidature sono, come si dice sempre nel gergo sportivo, la squadra che vince non si cambia. Sia alla regione sarà sicuramente ricandidato Gianni Chiodi, anche ha lavorato molto bene sia lui e tutta la giunta regionale, e meno male, perché di solito quelli del centro-sinistra non portano mai a termine i 5 anni, almeno noi del centro-destra abbiamo portato a termine, anzi 5 anni e qualche mese in più. E per quanto riguarda i sindaci, sia quello di Teramo e sia quello di Pescara, rimangono confermati gli attuali sindaci. Legnini confermato sottosegretario, cambia non più la presidenza del Consiglio ma l'economia, è l'unico però sottosegretario abruzzese in questo governo. Ma Legnini è anche una garanzia, io sono amico e stimo moltissimo Giovanni, è una persona preparatissimo, anzi meno male che c'è un abruzzese così, e che penso a lì all'economia, dove addirittura il sindaco Marino, il sindaco di Roma, lo voleva come presidente alla commissione bilancio e alla vice sindaco, che è una persona che lo conosceva lì al Senato. Io penso che farà sicuramente del bene, e sicuramente del bene lo farà anche alla regione Abruzzo. In questo giro di valzer del governo però l'Abruzzo ci ha rimesso, nel senso che prima aveva almeno anche un ministro, vado a dire Gaetano Quagliariello, adesso invece è rimasto solo con Legnini. Almeno accontentiamoci, almeno meno male che almeno ce n'è uno, un sottosegretario valido, specialmente lì che è un, diciamo, un sottosegretariato importante come l'economia. Io spero che si faccia veramente qualcosa per l'Abruzzo. Chiaro che tutti quanti aspettavamo qualche ministro anche da parte nella regione Abruzzo, diciamo di abruzzesi, di colore abruzzese, ahimè non c'è stato, molti su quanto riguarda la Toscana e l'Emilia Romagna. Speriamo, se un giorno ci sarà un rimpasto, speriamo che pensano anche all'Abruzzo.